Ciao a tutti e a tutte ragazze e ragazzi, oggi buongiorno, oggi giorno di quarantena non lo so, però ho deciso di fare questo video dove vi porto in un mio normale giorno di quarantena, anche se oggi è sabato quindi non c'erano video lezioni. Fatemi sapere se volete anche un giorno di quarantena intersettimanale in modo tale che vedrete anche le video lezioni, così vi parlerò un attimino, però ovviamente non è che posso registrarvi mentre faccio video lezioni, però insomma. E oggi è sabato, mi sono svegliata all'incirca un'oretta fa, che erano le 9, adesso sono le 10, devo fare una diretta dove cucino con Giorgio. Mi sono anche preparata e mentre mi truccavo ho fatto anche un video come mi truccavo, insomma, che questo qua è anche, diciamo, il mio make-up per tipo video lezione, eccetera. E quindi giustamente ho deciso di farvi questo video perché secondo me me l'avevate chiesto, a parte tantissimo, e poi secondo me era anche molto interessante. Io mi sono già preparata, ho anche questi braccialetti che ieri mi sono dimenticata di mettere, mi sentivo persa. Ho fatto queste trecce e se ci riesco oggi vi registro anche il video di come fare queste trecce e come fare anche altre acconciature, però non lo so se riesco perché voglio provare a fare un video al giorno, quindi giustamente devo impegnarmi tanto il venerdì e il sabato per fare video per tutta la settimana, perché poi in tutta la settimana dovrò fare i compiti, verifiche, interrogazioni, eccetera. Però cercherò di riuscirci, ci provo e sono un sacco felice. Tra l'altro vi ho chiesto se vi piaceva questa, se vi piacesse questa idea su Instagram, piaceva a tutti voi, quindi sono tanto tanto felice. Adesso credo di essere in ritardo, tipo mancano 5 minuti, quindi credo che devo andare in cucina. Vi faccio vedere anche tutto, eh. Ok ragazzi, ecco qua come vedete i preparativi, qua ci sono anche i pirottini, solamente se sentite questo rumore è il burro che scoppietta, davvero davvero carino. Adesso prepariamo tutto, tutti gli ingredienti, tutte le dosi, guardate che carino, non vedo l'ora, dopo ve li faccio vedere. Faremo i muffin con il cuore di cioccolato e secondo me saranno super super buoni. Adesso credo che come cioccolato useremo o quello dell'uovo o la Nutella, lo vedrete nella live, seguitemi su Instagram e mi chiamo Marika Style. E allora noi siamo in diretta. Ciao ragazzi, siamo in cucina. Abbiamo preparato dei buonissimi muffin. E questo è la situazione in cucina, tra l'altro. Guardate. Poi mi è andato anche l'impasto sui capelli, perché se avete visto la diretta sapete che è successo un casino. E quindi ecco. Qua sono i muffin. Prima che finiscono tutti ve li faccio vedere. Sono venuti super buoni perché l'abbiamo, cioè li ho fatti sia a cioccolato bianco, sia a Nutella, sia a vuoti. Mi piacciono davvero tanto 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 tanto. E se avete visto la diretta lo sapete come li abbiamo fatti. Ragazzi, allora, non notate il mio aspetto in questo momento, solo che vabbè, ho appena finito di, cioè no, appena finito da un'oretta di mangiare e adesso farò merenda e non notate il mio aspetto. Mi metto così. Ah, ho anche cambiato la felpa perché stamattina facendo la live, se l'avete vista sapete che mi sono sporcata tutta anche i capelli, infatti ho dovuto sciacquarli di nuovo, mamma mia. Un trauma. E niente, questo. Già adesso faccio merenda con il rotolone alla Nutella che ha fatto ieri mamma. È troppo carina, abbiamo provato a fare una composizione carina. Mamma, perché il mamma l'ha messo in frigo e ha detto che freddo è più buono. Molto buono. Molto buono. Ok ragazzi, allora adesso voi vedete, sono circa le 4:30 e ho fatto le treccine per due motivi, perché domani vorrei i capelli ricci slash un attimino mossi così, e poi perché mi piaceva proprio come estetica, possiamo dire, e visto che voglio fare qualche TikTok, infatti adesso inizio un attimo a prepararmi, però ho fatto queste treccine qua, oddio che cos'è. Poi domani casomai le sciolgo, vi faccio vedere bene sulle storie come sono venute, vi lascio qua il mio nome di Instagram, andatemi a seguire. Comunque c'è una luce molto molto bella, quindi muovo a prepararmi perché ho paura che se ne vada altrimenti, e poi faccio qualche TikTok e qualche storia ovviamente, perché davvero questo orario è perfetto per fare TikTok e storia, quindi mi muovo subito. Allora, come vedete mi sono truccata insieme a voi in un mini time lapse, e a parte questo volevo dire che ho provato a fare anche tipo un po' di lentiggini finte, ma in realtà
quasi senza successo perché non si vedono, erano troppo forti e quindi alla fine ho deciso di sfumarle molto. A parte questo, adesso mi metto una felpa, una maglia, non lo so, adesso mi preparo, così non mi piace questa felpa. Però penso che il pantalone, visto che ho questo pantalone qua, mi rimango questo. E solo il pezzo di sopra vorrei cambiarmi, vorrei mettermi qualcosa di più particolare. Poi giustamente gioielli, bracciali, anelli, collane, adesso vi faccio vedere tutto dopo. Ok ragazzi, allora io mi sono preparata e ho messo alla fine questo toppino che è di Shein, poi questa collana con le farfalle come il toppino di Shein sempre, una giacchetta di jeans che non so in realtà dove potete trovarla, però credo quasi ovunque perché è un articolo molto semplice, molto minimal, e poi vi avevo detto che rimanevo con questi pantaloni qua, infatti sono rimasta con questi pantaloni e adesso faccio qualche TikTok, qualche storia, quindi niente. Tra l'altro in questi giorni devo mettermi anche lo smalto perché avevo tipo qua, avevo fatto il French qua con uno smalto che avevo. E solamente che si è levato tutto, quindi credo che o rifaccio il French o tipo metto lo smalto rosa, non lo so, adesso vedo, poi vi farò vedere perché credo che lo farò oggi. Altrimenti se lo faccio in un altro giorno ve lo faccio vedere sulle storie di Instagram, seguitemi su Instagram. Ragazzi, allora io ho fatto dei TikTok ed è passata tipo una mezz'oretta anche perché ho fatto un trucco a mia mamma, è venuto molto carino. Solo che ho combinato un guaio con l'eyeliner e quindi adesso se la stava aggiustando lei, poi magari dopo ve lo faccio vedere. A parte questo, niente, io adesso faccio qualche storia. Tada! Mamma! Ciao! Ecco mamma, questo qua è il trucco che le ho fatto. Bellissimo! E alla fine gli ho fatto solo gli occhi, Maria. Poi avevo fatto un danno con l'eyeliner, però lei dai si è aggiustata e comunque è davvero super super carino e sto trovando delle luci pazzesche per fare questo video, non so come dice, guardate, perché vabbè qua c'è la light box perché dovevamo fare una foto, però anche se vado qua non è male, cioè vabbè, mai come quella, però insomma non è male neanche qua. Ok ragazzi, allora, io adesso è sera praticamente, ho già cenato eccetera e non vi ho fatto vedere tanto, ma perché non ho fatto niente di che in realtà, ho semplicemente registrato un video con mia mamma che poi uscirà sempre in questi giorni e poi basta, non ho fatto niente di che. Adesso credo che andrò a prendere uno snack perché voglio vedere un film, quindi vado casomai in cucina e prendo uno snack da sgranocchiare durante... quando appunto mentre mi vedo il film. Niente, scusate, mi è proprio passata di mente il fatto di fare il video, però cioè alla fine non ho fatto niente. Adesso vi faccio vedere anche qualche clip del video, così sono degli spoiler di alcune foto, vedete, aiuto, quante, e vedete, e alcune clip del video tipo questa. Provate a indovinare quale video è, a proposito. Basta, non vi faccio vedere più niente. Vediamo. Riuscirete a capire che video è? Adesso ho messo le pantofole, così vado un attimo in cucina a prendere qualcosa da mangiare mentre vedo il film. Ho le mini fette. Mamma saluta, che mamma le stava mangiando, però... Ciao. Adesso le darò a me perché in realtà ha finito, quindi... Posso prendere e poi prendere anche un po' di latte. Ok. Molto interessante vedere me che prendo la tazza. Proprio è la cosa, proprio lo scopo della vita. No? Interessante questo. E niente, adesso cercando di non far cadere tutto, vado in cameretta. E le mini fette comunque, ragazzi, stanno diventando proprio il mio cibo preferito. Sono troppo troppo buone. Ci vuole strategia. Ok, vado. Ma... notte. Mua. Adesso vado davvero, altrimenti mi cade tutto. Allora, io sono arrivata a destinazione, adesso spengo la luce e c'è la lucina accesa e vedo il film. Allora ragazzi, scusate, sono passati all'incirca 2 giorni da quando ho registrato quel video. Scusate appunto se ho dimenticato proprio di fare l'outro. Oggi siamo andati da là ad editarlo, appena ho trovato che non c'era l'outro, subito ho provveduto a farla. Allora, a parte tutto ciò, consigliatemi qualcosa che potrei far vedere nei vlog, qualcosa che possiamo fare, perché mi piacerebbe fare dei vlog così, perché sono più chiacchiericci, possiamo parlare, però magari consigliatemi delle cose che potrei fare nei vlog, perché effettivamente altrimenti le mie giornate...
giornate, specialmente in quarantena, sono molto simili. Vorrei fare altri vlog, però magari consigliatemi alcune cose da fare. Comunque io guardo sempre qua, che è praticamente lo schermo me. Però dovrei guardare la videocamera, ma io proprio non ci sto. E poi volevo farvi sapere che è uscito anche questo brufolo. Ma quanto è brutto. A parte questo, vi ricordate le trecce? Ecco, sono venute così, le ho sciolte stamattina perché tipo il vlog l'ho registrato sabato, credo. Domenica l'ho tenute ancora, si sono sciolte e sono venute così. Non mi fanno impazzire. Sembrano un po' i capelli di Hermione Granger, perché li vedo un attimo super gonfi, anche se ho messo molti spray, molte creme, io li curo molto, diciamo. Non lo so, non mi piace molto l'effetto che viene. Fatemi sapere voi qualche consiglio. Secondo me in estate dovrò farmi quelle trecce quando ho i capelli bagnati e asciugarmeli direttamente dalle trecce, perché secondo me vengono molto meglio, perché già da bagnati viene un attimo la forma, soprattutto vengono più mossi, più boccolosi, e vengono secondo me super belli, molto più belli. Però quando poi verrà l'estate, quando farà ancora più caldo, perché sì, fa abbastanza caldo, però secondo me non tanto da non asciugarsi i capelli col fondo, per quanto mi riguarda. Tra l'altro ho messo anche questa maglia, ve la ricordate? Che me la misi Santo Stefano, è davvero super carina, me l'ero completamente dimenticata. E tipo questa collana invece mi è arrivata da Shein, mi è arrivato tipo un super pacco da Shein, che vi ho fatto vedere quello che ho comprato su Instagram, vi lascio qua il mio nickname di Instagram. Adoro, tra l'altro questa è di mia sorella, io ne ho ordinate tantissime, però ovviamente se volete sapere tutte queste cose seguitemi su Instagram. A parte tutto ciò, allora io vi mando un bacio, mi sono prolungata tipo per 3 minuti a fare questa outro, lo so, sono super logorroica, proprio quando inizio a parlare parlo del più del meno, lo sapete come sono fatta. E niente, adesso mi mando un bacino davvero. Seguitemi sui miei social, che come sempre vi lascio giù nell'info box. Comunque un video al giorno, come sta procedendo? Vi stanno piacendo un video al giorno? A me tantissimo registrarli, quindi sono un sacco felice. E sono tanto felice che anche a voi comunque piaccia questa idea quarantena. E adesso mi mando un bacino, noi ci vediamo al prossimo video. Sayonara. Psh.